La crisi economica sta rappresentando un vero e proprio boom per l'usura. Oggi più che la ricerca di credito a spingere le mani degli usurai è proprio l'emergenza finanziaria. L'ingiunzione di pagamento di Equitalia, il direttore di banca che ti chiama perché sei in extrafido e ti chiede di entrare nel giro di una settimana. In queste condizioni essere segnalati nella lista dei cattivi pagatori significa la morte civile dell'impresa. In molti casi si fa di tutto per evitare questo, anche facendosi prestare i 4.000, 5.000 e 6.000 euro che servono per tamponare la situazione. Si va in mano agli usurai anche per cifre modeste. Diciamo, è questo un po' il segno della crisi, l'elemento di novità. Occorrerebbero allora politiche diverse, di moratoria, di accompagnamento alle imprese, soprattutto quelle piccole che sono quelle più colpite insieme alle famiglie, a cercare di superare questo elemento. Dalle nostre indagini risulta che le imprese maggiormente a rischio sono quelle gestite da persone tra i 48 e i 55 anni, che hanno difficoltà a riconvertirsi nel mercato del lavoro e sono imprese del settore dell'abbigliamento, degli alimentari, dei mobili, dei fiori, tutti i settori in crisi su cui appunto si cerca di non chiudere. Teniamo conto che queste sono situazioni nel quale si mette insieme un fallimento che non è solo economico, ma è anche personale. Da qui molti casi di disperazione e di sofferenza, così come abbiamo visto dalle cronache.